precisino qua. Ho detto sicurezza e toccando uno. Buon ascolto a tutti, buona visione. Aspetta, faccio segno allo zio. Che vinci entri in contagio di nuovo in mezzo a noi. E una preoccupazione in più, sto vedendo che il tempo sta cambiando. Il tempo sta minacciando un po'. Le nuvole si stanno avvicinando. Si stanno concentrando, speriamo che non si metta brutto. Quello che non ci auguriamo, unitamente alla pandemia. Speriamo che la Madonna di Canino la tenga lontano da noi. Ci danno un po' della mano d'aiuto. Vabbè, la Madonna ci accompagna. Accompagna tutti, il mondo intero. Mario Parrado è la persona che ogni momento, in ogni circostanza, ogni occasione, si mette a disposizione, ci mette del suo, sotto l'aspetto economico. Mario, fammi capire. Cosa ti spinge a vivere in mezzo a noi, a riprendere tutta la nostra azione, le nostre gesta? Dimmi. Allora, cominciamo dall'inizio. Io da ragazzo sono sempre amante di video e le tradizioni popolari. Siccome stanno scomparendo, io vado a caccia di queste tradizioni per riportarle a farle rivedere ai giovani di oggi. Certo, è una bella ricetta. E come faccio sempre processioni di canetti, come è possibile? E sto sempre in mezzo alla gente perché mi piace per la Madonna e per tutte le cose che fanno. Quindi tu, diciamo che tu sei la persona che tiene, che trasmette le nostre usanze, la nostra tradizione. Bravo, bravo. Okay. Sì. Grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Tante quelle emozioni che diversamente non si hanno stando nel posto dove lo hanno. Però andare in un santuario, pregare, ritornare, l'emozione che tu provi davanti alla statua della Madonna lì a Candelo, poi quella tua esperienza la devi portare qua, non è che te la tieni per te, o dici no, ci pensa l'anno prossimo, perché aspetta 364 giorni per fare il 365esimo, come si fa? Per vivere quella emozione mariana, ma a casa tua, con i tuoi figli, con i vecchi. I vecchi molte volte vengono abbandonati, lasciate là, tutta vicina. No, i vecchi devono camminare a fianco nelle decisioni di famiglia. Chi si dà questo spirito contemplativo di onorare i vecchi, che è la sapienza, la saggezza della famiglia? Come viveva nella casa di Nazareth, così ciascuno di noi deve vivere secondo l'esempio di Maria. Per cui si va da qui a Canneto e da Canneto si torna qua. Buon pellegrinaggio. Grazie. Thank you.
qui. A farlo, ma questo lo sappiamo fare. Bravo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Signore nostra vita, abbi pietà di noi. Cristo nostra Pasqua, abbi pietà di noi. Signore nostra pace, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio che conformarci in tutto alla tua volontà, rendici forti e generosi nel tuo amore, per Cristo nostro Signore. Popolo di Dio di Vidionzi San Germano, vi incamminate, andate, santuario della Madonna di Canneta, e pregate per tutti, tutti coloro che non sono potuti venire, per i malati in modo particolare, per i bambini, per quanti venivano al santuario e non possono venire più perché stanno a letto, ce ne stanno diversi. E sono malati e non possono camminare. Non pensate solo a voi stessi. Se pregate, bisogna pregare a livello comunitario, per me e per gli altri, non solo per se stesso. Che forse le preghiere solo per se stessa la Madonna manca lo sente. Per sé e per gli altri, per tutti. La Chiesa è comunità, è un popolo in cammino. Non ci stanno
servitù e padroni. No, la Chiesa è un popolo in cammino, non è una massa di persone che cammina così. È un popolo, cioè, che cammina in ordine, perché cammina nel nome di Dio e si fa tenere per mano nel cammino da Maria Semprevergine, la Madonna di Canneto. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate in pace. Questa la porta la vende noi a me.